Si chiamava Bree Payton, era una bellissima giornalista americana di 26 anni di età e purtroppo è stata fatta fuori dopo aver contratto il virus H1N1. Sto parlando della famosa influenza suina. Oltre a ciò, come se non bastasse, ha contratto, scusatemi, anche la meningite. La giovane donna collaborava con la rivista americana The Federalist, ma anche con il Fox News. Il volto che la donna faceva apparire in TV era un volto noto, famoso, non era, diciamo così, non conosciuto, era famoso, anche perché in video spesso e volentieri appariva. Si trovava in California la fanciulla per fare la presentazione di uno show su One America News Network e aveva comunicato ai suoi followers che sarebbe andata in TV. La mattina però è stata ricoverata d'urgenza per difficoltà respiratorie. I medici allora hanno diagnosticato un mix letale, ma anche molto insolito. Insomma, in buona sostanza, la donna è stata fatta fuori dal virus H1N1, seguito poi dalla cosiddetta meningite, una vera e propria strage, una vera e propria tragedia. L'H1N1 è un virus famoso, noto a tutti. Tuttavia, già nel 2009 ci fu una, tra virgolette, pandemia che sconvolse alcune nazioni del nostro pianeta, la Terra. Vi ringrazio per l'ascolto, esimi utenti di YouTube. Ovviamente Bree era una bellissima donna, era molto affascinante, era giovanissima, aveva tutta la vita davanti, ma purtroppo, come si suole dire, è salita all'altissimo. Un saluto caro Bree Payton, riposi in pace, amen.